Ciao a tutti, sono Remy e vivo in Giappone da più di 10 anni. Ultimamente in tantissimi video sui commenti trovo scritto perché vivi in Giappone o se farai mai un video sul quale ci spiegherai proprio perché hai deciso di andare in Giappone. E in questo video, un breve video magari di 5 minuti, voglio spiegarvi, voglio parlarvi un po' del perché ho deciso di venire a vivere qui. Allora, cominciamo col dire che ho vissuto in Italia fino al 2012 circa. Dopo, un po' alla volta, ho cominciato a venire in Giappone, a studiare il giapponese, diciamo per 3 mesi, tornando poi in Italia, poi prendendo il visto di un anno proprio per studiare il giapponese. E insomma, è tutta questa serie di cose, di prassi che si fanno proprio per imparare il giapponese. La mia decisione di venire a vivere in Giappone è scattata proprio quando, non so, avevo un buon lavoro, avevo, diciamo, tutto, non mi mancava niente, però avevo cominciato a sentire una sorta di, come posso dire, di noia proprio nelle giornate quotidiane. Non so, sentivo proprio come la voglia di rinascere in qualche modo, di ricominciare, di iniziare proprio una nuova avventura. E così un giorno decisi di fare il mio primo viaggio in Giappone. Ho provato a convincere tantissimi miei amici, anche perché io non volevo venire da solo la prima volta, proprio perché, insomma, ero un po' spaventato. Lo so che il Giappone è sicurissimo, però insomma era lontanissimo da casa mia, quindi volevo venire con qualche mio amico. E il motivo proprio per il quale avevo scelto il Giappone è perché mi aveva sempre affascinato tantissimo, sia come storia che proprio per, insomma, sono cresciuto con i videogiochi giapponesi, con i cartoni animati giapponesi, e insomma era il primo posto che avrei voluto visitare con la prospettiva magari di viverci, anche se inizialmente non era questo proprio l'obiettivo. Comunque chiesi ad amici di lavoro, ad amici d'infanzia se venivano a fare questo viaggio con me. Insomma, c'era sempre questa vabbè, poi vediamo, insomma si prolungava sempre di più. Ho aspettato un tot di tempo, poi un giorno, dopo l'ennesima giornata, ma non brutta, non fraintendetemi, stavo benissimo in tutti i sensi, proprio, non so, dopo questa ennesima giornata che per me personalmente risultava noiosa, non noiosa, insomma sempre uguale. Anche ricordo che andavo a fare le passeggiate nei centri commerciali, anche con miei cari amici, anche da solo spesso andavo a vedere l'angolo dei giochi, dei film, andavo a vedere i vestiti, roba di tecnologia, però era sempre uguale, tutti i giorni uguale. E quindi niente, un giorno, essendo proprio stanco di tutto questo, andai a casa, accesi il mio computer e prenotai senza nemmeno l'agenzia il biglietto per venire in Giappone. Andata e ritorno all'Italia, ancora lo ricordo benissimo, ai tempi mi costò circa, c'erano super offerte, pagai tipo 600 euro, qualcosa del genere, con il volo diretto. E poi prenotai un hotel che si trova a Shinjuku, era il Sunroot Hotel, il primo hotel dove sono stato, bellissimo, e lo ricordo con un affetto proprio estremo. E niente, la prima volta che venni in Giappone fu quella, la prima volta proprio che visitai il Giappone fu nel 2009. E quando arrivai in questo paese, ricordo che avevo un trolley pieno di roba, avevo la telecamera, per l'occasione mi ero comprato la telecamera, e quando ero arrivato, ricordo che ero arrivato all'aeroporto di Narita, super silenzioso confronto al nostro, sembra, era proprio quasi surreale la situazione. E io mi rendevo conto, anche mentre facevo il viaggio sull'aereo, che cacchio, mi stavo allontanando proprio tanto da casa. Però non so, era quella sensazione, sapete, quell'adrenalina mi sta paura, insomma era una bella sensazione. E poi, arrivato all'aeroporto, presi, si chiama Limousine Bus, presi quest'autobus, che poi sono comodissimi, che mi portò, se non sbaglio, proprio fino a Ikebukuro. È un noto posto che sta qui a Tokyo, e praticamente lì, quando scesi alla stazione di Ikebukuro, talmente era la foga di vedere il Giappone che ricordo benissimo lasciai il trolley
cominciai a girare con la telecamera, uscito dal pullman, e mentre giravo con la telecamera me ne andai praticamente e lasciai il troller praticamente dove poggiano i trolley quando esci dall'autobus. Dopo tipo un quarto d'ora che avevo iniziato a filmare i negozi di giochi e roba varia, ho sbiancato perché mi sono accorto che non avevo tutte le valigie che mi servivano, tutta la roba che mi serviva. Quindi cominciai a correre indietro fino alla fermata, che poi non ricordavo più dov'era. E quando arrivai, chiesi, ultra agitato poi, chiesi alle persone lì vicine: avete visto un trolley? Così, in inglese, perché non parlavo giapponese. E loro mi dissero: no, guarda, prova a chiedere a quel signore che sta lì. Insomma, provai a chiedere a quel signore che lavorava per il servizio di questi pullman, ma non capiva l'inglese, era anziano. E quindi un ragazzo giapponese che passava di lì mi disse: ti posso aiutare? Io gli dissi: guarda, mi sono perso il trolley, l'ho lasciato qui quando sono andato via. E lui parlò con questo signore in giapponese e chiamarono la compagnia, che aveva una sorta di magazzino per i bagagli smarriti proprio dietro alla fermata, diciamo, e me lo riportarono. E quindi già fu un ottimo approccio per capire la sicurezza del Giappone, diciamo. E quindi da quel momento andai in hotel, posai tutti i bagagli e dopo un paio d'ore di riposo e un paio di telefonate, insomma, per dire ai miei amici anche che era tutto ok, uscii subito perché l'hotel stava proprio in un punto nevralgico della città e lì vicino c'era tutto. Cominciavamo subito con uno Yodobashi Camera, una sorta di media world giapponese che aveva proprio una marea di roba eccezionale. Allora c'erano ancora i giochi, anche PS1 si trovavano ancora sigillati, pensate un po'. E quindi andai subito a questo negozio di giochi, ce n'erano anche altri. Il primo che visitai fu proprio questo, Yodobashi Camera. Andai subito lì e appena uscii di casa spesi subito, adesso non ricordo, forse in euro, forse 200-300 euro. Comprai una marea di roba assurda, forse era proprio la foga allucinante di vedere tutto quello che avevo sempre sognato. Insomma, quel viaggio fu spettacolare. Poi mangiai in posti bellissimi, feci anche qualche amicizia qui in Giappone, poi anche in una sola settimana. E quindi ho mangiato in alcuni posti molto belli vicino all'hotel, ho mangiato con un'amicizia con qualche persona con cui avevo fatto amicizia da solo. Altre volte ho mangiato in hotel ed erano tutti gentilissimi e sempre pronti ad aiutarti. Insomma, avevo provato una sensazione bellissima, una sensazione nuova, forse proprio quello di cui avevo bisogno. Insomma, in questo viaggio poi andai per la prima volta ad Akihabara, visitai i posti più blasonati di retro game, comprai una marea di roba, riempì il trolley di retro game proprio completo, non entrava più nemmeno uno spillo. Infatti quando arrivai proprio in Italia, all'aeroporto in Italia, mi aprirono il trolley e mi dissero: perché tu hai comprato tutti questi giochi? Gli dissi, gli spiegai proprio perché ero un collezionista di giochi, di videogiochi, di retro game, non c'era nulla di male, quindi li portai a casa normalmente. Adesso non ricordo se pagai anche qualche tassa, comunque sia, anche se la paga non era tanta roba perché erano proprio retro game, insomma. Diversamente, se compravi roba elettronica tipo macchine fotografiche o qualcosa, cambiavano le cose. E comunque quel viaggio mi cambiò profondamente, non riuscivo più a vivere insomma il mio paese come l'avevo sempre fatto. E quindi mi licenziai dal lavoro dove stavo e decisi di provare a studiare il giapponese. Quindi studiai prima in Italia da solo, da autodidatta, insomma, l'hiragana, il katakana e una ventina di kanji, diciamo, e poi venni in Giappone. Ci fu un percorso molto difficile per iscriversi a scuola perché ci sono tantissimi requisiti che bisogna rispettare. Se non si rispettano, purtroppo non si può venire qui in Giappone, non si può frequentare una scuola di giapponese. So che è molto difficile, per qualcuno magari non è una bella cosa, ma funziona così. Se cercate magari risposte a questo, sicuramente troverete altri youtuber o qualcun altro che parlerà dell'argomento molto meglio di me. Io adesso non ricordo tutto benissimo e non è questo lo scopo del video. E comunque venni in Giappone e feci un contratto con la scuola, forse per 6 mesi se non sbaglio.
trovai un appartamento piccolissimo che costava tantissimo e cominciai ad andare a scuola, a studiare giapponese e fu proprio come veramente quasi come rinascere, andare a scuola di giapponese con tantissimi ragazzi di tutte le età, perché io avevo circa 33 anni, 34 anni quando ho iniziato la scuola, non quando sono venuto in Giappone la prima volta. E lì in quel momento c'erano ragazzi in questa scuola che ne avevano 20, 25, 30, 40, 50, insomma c'erano di tutte le età proprio. E oh, era bellissimo, era come ricominciare a andare alle elementari quasi, non so come spiegarlo, era magico, completamente magico. E quindi cominciai ad andare a scuola tutti i giorni, mi svegliavo la mattina, andavo a scuola e incontravo tutti i compagni di scuola, diciamo. E feci tantissime amicizie anche con un ragazzo in particolare che adesso è tornato in Italia, ma che forse tornerà in Giappone prima o poi. E comunque feci tantissime amicizie e poi ho deciso di continuare a studiare ancora di più il giapponese, anche perché non volevo tornare in Italia. Nulla da togliere all'Italia, è la mia patria e l'adoro, per tantissimi punti di vista è meglio del Giappone, su tanti altri è meglio il Giappone dell'Italia. E comunque non volevo più tornare in quel momento, quindi pagai la retta e mi iscrissi, insomma, per completare i 2 anni di studio alla scuola di giapponese. Durante questi 2 anni cominciai a lavorare, se no i soldi poi finiscono. E quindi cominciai a lavorare in un posto dove mi impegnai tanto al lavoro, proprio per magari un giorno in futuro cercare di ottenere il visto. Durante questi 2 anni successero tantissime cose, tra le quali conobbi la mia attuale moglie, feci una, diciamo come posso dire, rapida carriera sul mio posto di lavoro, la mia azienda mi sponsorizzò proprio per poter lavorare in Giappone e dopo mi sposai, insomma, con mia moglie e insomma e adesso abbiamo una bellissima famiglia. Durante questi anni, insomma, non mi sono mai annoiato. Una cosa la devo dire, in Giappone lavorano tanto, quindi se non si ha questa, come posso dire, mentalità di lavorare tanto, è difficile vivere qui. Pagano anche tanto, quindi non è che lavori e basta, però, insomma, per chi vuole un po' sgattaiolare da queste cose è un po' difficile. Però vabbè, comunque sia, dopo un tot di tempo trovi la tua dimensione. Io non lavoro più di quanto lavori una persona con una buona posizione lavorativa in Italia, o almeno credo, poi dipende, ognuno lavora a modo suo. Insomma, mi lascio il giusto spazio per stare con la famiglia, per fare i viaggi, per coltivare i miei hobby. Ne vorrei di più, ma più di questo non si può, insomma, non mi posso assolutamente lamentare. Come dicevo, durante tutti questi anni ho fatto 1000 esperienze qui in Giappone, ho viaggiato, ho partecipato a tantissimi eventi. Il bello di questo paese è proprio che ogni volta, se tu la mattina ti alzi e vedi su internet che evento c'è oggi, e troverai qualcosa. Non so, ti piacciono gli anime, magari in quella zona oggi fanno un evento proprio sugli anime. Ti piacciono i videogame, allora fanno un torneo sui videogame. Insomma, qualsiasi cosa cerchi c'è sempre qualcosa. Ti piace questo videogioco, magari il prossimo mese in quel punto ci sarà un pop-up store dove venderanno proprio cose su quel videogioco. Insomma, tutte cose quasi infattibili in Italia non ci sono, o perlomeno quando c'ero io non c'erano. E poi, per me che amo i videogiochi, per me che amo i retro game, uscire di casa, io ho anche negozi proprio qui sotto casa di retro game, per me è una maledizione questa. Uscire di casa e dire oggi, non so, mi voglio comprare Gunster Heroes, oggi mi voglio comprare Ghosts and Ghosts per Super Nintendo, oggi voglio trovare un Game Boy tenuto bene, insomma uscire di casa e trovare queste cose come se andassi al supermercato è una delle cose più belle che si può avere qui in Giappone. Poi ovviamente c'è il fattore sicurezza, io mo su questo video non vi posso racchiudere tutto, però c'è il fattore sicurezza per me è determinante, perché andare, non so, il pomeriggio in un caffè, in uno Starbucks, portarsi l'iPad, sedersi e magari, non so, scrivere qualcosa, vedere qualcosa
e magari andare in bagno e lasciare tutto sul tavolo e ritrovare tutto lì come stava è qualcosa che non si può avere più o meno da nessuna parte. Questo succede in Giappone perché la mentalità dei giapponesi, come posso dire, ovviamente vale per il 99% dei giapponesi, c'è sempre qualcuno che non la pensa così, quindi attenzione, insomma, se venite in Giappone non fate proprio tutto quello che dico io, insomma. E comunque questo perché la mentalità dei giapponesi è come se tu ti perdi un iPhone, gli dice che prendere quell'iPhone oppure prendere quell'iPad è da pezzenti, cioè quasi una vergogna, e quindi non viene fatto, come se a qualcuno gli cadono i soldi, non, quasi mai, a parte forse ragazzini proprio forse ragazzetti giovani, ma è molto difficile. Se ti cadono i soldi, difficilmente qualcuno se li prende per sé. Insomma, è molto difficile. Anche io qui, anche una volta nella metro, in così tanti anni, persi, lasciai lo zaino nella metro. Lo zaino lo poggiai sopra dove si poggiano i bagagli, e quando arrivai sotto casa mi accorsi che non avevo lo zaino. Da quel giorno non poggiai mai più niente sul portabagagli della metro. Comunque ero disperato perché dentro c'era il Mac, il portafogli, insomma c'era tutto. E quindi chiamai la sera il centro, il Lost and Found, il centro dei bagagli smarriti della stazione nel quale avevo perso, della linea della metro nella quale avevo perso i bagagli. La chiamai la sera e mi dissero: purtroppo non abbiamo trovato nulla, e ci lasci il numero e tutto quanto. Mi lasciai il numero, io chiamai la sera alle 11 di sera perché finivo di lavorare tardi, e la mattina alle 7 di mattina mi arrivò la chiamata che mi diceva che avevano il mio zaino e che gliel'aveva portato, insomma, un ragazzo, una ragazza, non lo so. E quindi andai a prenderlo il giorno dopo ed era intatto, così com'era. Nel portafoglio c'erano i soldi, le carte di credito, il Mac. E questo è successo svariate volte anche a miei amici, insomma. Quindi questo dà l'idea del paese che è. Poi ci sono anche lati negativi che non sto qui a dirvi adesso, tantissimi lati positivi, tantissimi lati negativi, come in tutti i paesi. Però per come sono io vincono i lati positivi, quindi ormai sono più di 10 anni che vivo qui e non ho assolutamente intenzione di cambiare. Un paio d'anni fa, mentre lavoravo, insomma, come al solito, mi è venuto in mente di aprire questo canale YouTube proprio per magari condividere, anche per parlare un po' italiano, cioè, ho qualche amico italiano qui, ma anche per parlare proprio più semplicemente, proprio per parlare senza pensare troppo alla lingua, per condividere proprio questa mia passione sui retro game, sui videogame, per condividere la mia storia, i miei ricordi di quel magico periodo, e per farvi vedere anche le cose belle del Giappone, che ultimamente non sto facendo perché ho concentrato quasi tutto proprio sulle storie che vi racconto, sui ricordi di ogni singolo videogioco, di ogni singolo momento, sui cartoni animati e su tante altre cose. Ma comunque sia, intendo ricominciare presto magari a documentare un po' di viaggi che faccio, anche di posti che visito in generale, cominciando proprio, credo che appena posso, non so, sotto Natale magari cercherò di andare di nuovo ad Akihabara e fare un video dove vi faccio vedere proprio, dove vi porto proprio con me, diciamo, a caccia, a cercare i retro game migliori, a vedere com'è la situazione proprio attuale dei nostri amati videogiochi. E in più, poi magari andando avanti, cercherò di farvi vedere sempre di più i lati belli, le cose proprio, insomma, che più amo di questo bellissimo paese. Niente, questo era più o meno tutto. Spero che da questo siate riusciti un po' a capire un po' più di cose sul mio motivo, sulla mia scelta di vivere in Giappone. E insomma, come al solito, vi ringrazio anche oggi per essere stati con me, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!